siamo a maglie e se siamo a maglie siamo dalla nostra cara amica Laura. Bentrovata Laura, come stai? Bene, bentornati. Oggi non sei sola? No, no, vedi? Ho il mio aiutante preferito, Matteo, che si presenta da solo, giustamente, il nostro Matteo. Ci aiuterai oggi ad impastare, a fare qualcosa di buono? Certo! E poi anche ad assaggiare? Vediamo, dai, vediamo, dipende da cosa riusciremo a fare. Lui è molto particolare di gusti, E quindi vede. Se ti ricordi, ama la torta al cioccolato. Certo che me lo ricordo. Mi ricordo anche io. Perché ci conosciamo già, ci conosciamo. Oggi ci aiuterai un po' di più, va bene? E poi non solo, non siamo sole oggi. No, ci sono le mie sorelle a sostegno, vedi? E presentacele. La Deborah, la piccolina, la Stefania, la media. Ma non siamo, diciamo che siamo un po' di più di quelli che sembriamo. Sì. Perché? Perché c'è in arrivo. Non sappiamo se è un altro nipotino o una nipotina. Ma auguroni, auguroni. Grazie. Che meraviglia. Una bambina. Matteo vuole una bambina. Vorrebbe una sorellina. Vorrebbe una sorellina, sì. Vedremo. Fratellino già ce l'ha. E quindi, insomma, vorremmo una femminuccia. Però, ma comunque, insomma. Perché viene. Assolutamente. Laura, io sento profumo di frutta in questa meravigliosa tua cucina. Profumatissime ciliegie. Che cosa faremo oggi, Laura? Allora, oggi facciamo una torta schiacciata con ciliegie, cocco e mandorle. Cocco perché fresco. Sì, ciliegie estivo. Perché insomma siamo in estate. Seguiamo la stagionalità, quindi quello che la terra ci regala, in questo caso le nostre meravigliose ciliegie. Fantastico. E ovviamente il cocco e le mandorle. Sì. Profumi prettamente estivi. Sì. Per realizzare questa schiacciata. Sì. Da dove cominciamo? Allora, iniziamo dall'impasto, semplice, tu lo sai, no? La mia tecnica. Sì, tutto quello che fai tu sembra di una facilità estrema. Ma lo è. Allora, guarda, abbiamo pesato, mi aiuti tu? Sì, perfetto, sì, ci aiuta grazie. Matteo. Allora, guarda, qua abbiamo 50 grammi di farina di cocco. Sì, li metterò io. Bravo. Grazie, gira piano piano. Abbiamo 150 grammi di farina di mandorle. Farina di mandorle, quindi 50-150. Sì. Abbiamo 50 grammi di amido. Questa torta va bene pure per le persone che sono intolleranti, perché non abbiamo farine. Ah, ecco. Adesso puoi mescolare, vedi? Uniamo le farine, benissimo. Perfetto. Mettiamo lo zucchero. 100 grammi di zucchero. Vai, non è manco dolcissima, eh? Ah, no? Perché infatti d'altronde poco zucchero. Tra il gusto del cocco, della mandorla. Il lievito. Vai, gira bene. Bravissimo Matteo. Perfetto. Adesso facciamo al centro. Ecco, bravo, c'è qui il centro così. Lo facciamo così e ci mettiamo lo yogurt. Quanto yogurt e che tipo di yogurt abbiamo scelto, un Laura? Un pezzetto di yogurt, yogurt magro, bianco. Semplice, quindi yogurt magro. Sì. Ora fa la zia, vero? C'è bisogno di un po' più di forza. Fai tu. Vai, forza. Vediamo se ce la fai. Piano, piano. Benissimo. Perfetto. Ok, aspetta. Dobbiamo raccogliere poco questa anche. Può essere qua. Ecco qua. Vedi? Cominciamo a raccogliere l'impasto. E qui ci abbiamo invece, vedi? Latte di mandorla. Limone grattugiato. Un goccino di acqua. Ah! E lo aggiungiamo all'impasto. Per renderlo della consistenza, sì, della consistenza di cui abbiamo bisogno. Perfetto, vedi che pure tu hai imparato ormai. La teoria, Laura, grazie a te la teoria, la pratica un po' meno, però tanto vengo qui e mi fai assaggiare sempre un sacco di cose buone. Assolutamente. Quindi non provo mai. Vedi, a posto, vedi l'impasto è fatto, è perfetto. Ecco qui, vedi? Questa è la consistenza, Laura. Questa è la consistenza, vedi? Abbastanza morbida, no? Sì. Morbida. Ora facciamo un'altra cosa, mettiamo tutto in una teglia rettangolare, di queste di alluminio, giù, vedi? Matteo è bravissimo, Laura, è vero? Matteo è bravissimo. Ma ti aiuta altre volte? Sì, ma lui ama la cucina, proprio dove c'è da mettere le mani. Ora dobbiamo fare il decoro, Matteo, Mamma mia, sento già un profumo, sarà la farina di cocco, la mandorla, le ciliegie, sì. Mamma mia, un profumo d'estate. Adesso facciamo così, sì, ti fa vedere zia, il primo strato e tu poi continui. Guarda così. Sì. Dovremo sistemarli così poi la tagliamo a quadrotti. Vedi? Ecco qua. Lasciamo perfetto, certo. Continua così allora.
Bravissimo, Matteo. Perfetto. Andiamo a riempire tutto di ciliegio. Volendo si può mettere pure un po' di ciliegia tritata nell'impasto, eh? Ah, quindi se volessimo questo, possiamo anche mettere un po' di ciliegia tritata nel nostro impasto. Senti, ed è fatta? È fatta. Ma quindi è semplicissima. Te l'ho detto. Questa adesso la mettiamo nel forno, Laura, per quanto tempo, a quanti gradi? Sì, ok. Vedi? Allora, questa va a 175 gradi nel forno per una ventina di minuti, non di 175 più. Gradi per 20 minuti. Non deve essere molto asciutta in realtà, perché sennò sì, le farine si diventano più troppo dure. Troppo dure, sì, troppo solide, troppo quindi solide, non deve, sì, questo non deve accadere. No. Non hai preparato solo questo, no, Laura, ovviamente, guardate che sembra di stare in una pasticceria delle migliori, invece siamo a casa di Laura che è bravissima e queste per esempio che cosa sono? Questo è del pane al cioccolato, è la colazione preferita di mio figlio, perché pure questo è un secondo impasto, me non solo la sua, adesso che l'assaggiamo vediamo. Ok, guarda, questo è un impasto lievitato, in realtà si fa un lievito madre, si lascia lievitare un paio di ore, uh-huh, in questo caldo, in questo periodo, oppure un'oretta va bene. Certo. Poi si aggiunge la farina, si divide, si fa l'impasto metà farina Manitoba, metà farina di grano. Io preferisco la farina di grano, non la doppio zero, perché mi piace più grezza. Mi sapere più di pane. Esatto, esatto. Si mette un po' di burro alla fine per lavorare l'impasto, oppure qua pochissimo zucchero, perché su mezzo chilo di farina ci sono 50 grammi di zucchero, quindi veramente poco. Ah, diciamo che tu rivisiti, o comunque ci proponi sempre delle ricette particolarmente sane, devo dire, con ingredienti molto semplici, pochi burri, diciamo non utilizziamo grassi di quel tipo, è veramente delle cose buonissime, gustosissime, bellissime, davvero profumate con uno sguardo anche alla salute, non alla benessere salute, se si può, certo. Bisogna mangiare bene sempre. Esatto. E questo invece è una ciambellina con dei mirtilli freschi. Ecco perché sentivamo questo profumo di frutta, di ciliegie, di mirtilli. Sì, mirtilli freschi, vedi, questo è un impasto base, il solito impasto olio, zucchero, farina, uova e mirtillo poi alla fine. Non potete immaginare pure che profumo, veramente. E poi ancora? E questa è una ciambella classica alle ciliegie, qua le ciliegie stanno nell'impasto, quindi aspetta che la tagliamo. Dai, venite a fare l'assaggio. Ed dai, io amo il cocco. Amo il cocco, pure io. Amo le mandorle. Facciamo vedere anche questa all'interno. Sì, sì, sì. Vedi, non usiamo comunque il tovagliolo. No, sì, certo. Mamma, che profumo. Guardate questa ciambella con i pezzettoni di ciliegia. Guardate che meraviglia. Io veramente a me spesso dispiace non poter descrivere i profumi, perché oggi in questa cucina sono veramente incredibili. Laura, assaggiamo. Assaggiamo. Dimmi, Matteo. Questa è la sua dispensa. Con le cose sue preferite. Sì, sì, sì. Che cosa c'è? Pane bianco? Sì, pane bianco che dobbiamo tostarlo. Buonissimo. E come lo tostiamo? Come ce lo mangiamo dopo che lo tostiamo? Con la marmellata. Con la marmellata. Sì, che fa la zia, ovviamente. Che fa la zia Laura. Immagino che meraviglia di colazioni straordinarie che si possono fare con la nostra Laura. Sì. Laura, i profumi indescrivibili, ma il gusto, che ne dite? Pazzesco. Vabbè, voi siete abituate sicuramente un po' alle dolcezze, alle cose squisite che prepara Laura. Privilegiate. Ma anch'io, perché tanto ormai vengo a trovarti spessissimo. Assolutamente. Per cui veramente un grande privilegio quello di assaggiare le tue bontà. Quest'idea è veramente favolosa, diciamo che è anche una crostata rivisitata, un dolce per la colazione, ma anche per il pomeriggio, perché il profumo del cocco e della mandorla è veramente, veramente incredibile. Laura, come sempre noi ti ringraziamo per averci aperto le porte di casa, oggi anche insieme alle tue meravigliose sorelle vedi? E al nostro assistente Matteo, e non solo, abbiamo la guardia, quella è la guardia del corpo, vedi? Alex! Eccola qui, meraviglia! Grazie di cuore, Laura, sono certa, ci rivedremo prestissimo io. Ovviamente, casa vostra. Questo ormai è davvero così. Laura, grazie di cuore,
Alla prossima. Grazie. E grazie a Jacqueline perché fa una presentazione sempre bellissima. Che ti meriti. Guarda, grazie veramente. Che ti meriti. Grazie. Ciao Jackie, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.